spesso rigorosa, sono un po' più grandi, ma non sono grandi. La categoria è sorgente. Ciliere all'aula, visione etica, nazione d'epoca.
due atleti della nostra società, uno dei quali è il nostro istruttore di concorso, l'altra Emiliano Sonia, tre volte medaglia di bronzo ai campionati italiani, che si diranno in un loro numero personale. Significa centro di avviamento allo sport,
del CONI. Ai nostri bambini gli vengono fatte fare allenamenti particolari, nel senso di migliorare le loro posture, i loro schemi motori di base, le loro capacità comunicative e arrivare alle loro capacità condizionali. Poi, di calcio ai pugni c'è il tempo. Qual è la cosa più importante? Adesso loro vorranno vedere più o meno come hanno fatto in palestra, in breve. Tempo di preparare questo circuito da parte dei nostri ragazzi. Come avete potuto vedere, l'obiettivo è quello di attaccare la banda sul giusto punto del compagno. Sì.
perfettamente controllato. Thank you.
vengono allenati nella difesa personale. Un gruppo di ragazzi di 12-13 anni adesso sta in dimostrazione delle loro capacità. Un attimo di pazienza perché abbiamo bisogno di testi tecnici. Allora, è necessario che anche le donne si devono difendere da chi è infortuna, quindi Doriana Pellicano si difende da Massimo Nobile che la vuole infortunare.
Per avere dei buoni risultati in questo sport, almeno per quanto riguarda la nostra società, non occorre raccontare l'argomento. Lo dimostreranno adesso, attraverso le funzioni in casa, ragazzi che hanno iniziato da pochissimo tempo, un mese e mezzo. Sono, diciamo così, altri principianti che seguiranno. Un kata di base.
Allarghiamo un attimo la luce, intanto aspettiamo che si riaccenda la luce perché ci vuole tempo, in quanto la facciamo particolare. Incarà. Cosa significa incarà? Lo dimostreranno le nostre ragazze, Angela, Federica e Anna Maria. Federica Stiamo aspettando che le luci accendano, quindi un momento di pausa, un attimo di pazienza. Abbiamo inoltre prevista la premiazione degli atleti che si sono distinti particolarmente durante quest'anno. È presente qui il signor sindaco di Ortona e il signor assessore allo sport, che sono venuti personalmente per sbrigare i ragazzi. In questo caso, questa ragazza è abbastanza esperta, una cintura nera, anche se è molto giovane, perché ha soltanto 12 anni e mezzo,
daranno dimostrazione di quello che i ragazzi riescono ad imparare e ad automatizzare, sperando che non gli debba mai servire nella vita, speriamo mai, però all'occorrenza è meglio sapere, vero Sara? La nostra Sara Reale, i suoi amici. Loro venivano in palestra che erano veramente piccoli, adesso sono diventati grandi, diciamo, grandi, non voglio dire ma molto grandi. Ecco i dentisti della situazione. Ho visto la vittima, ma chi sarà poi la prima vittima? Non vorremmo essere ripetitivi, però
adesso siamo al numero di particolare difficoltà. Ragazzi, in silenzio. Ragazzi, in silenzio. In quanto è stato magistralmente segnato da una delle nostre istruttrici, Manuela Pileni, eseguito insieme all'allenatore generale Daniele Imperatore, e i nostri allenatori sono clienti di punta di questa specialità. Li vedrà contrapposti e quindi superare delle grosse difficoltà a livello ottico visivo. Un attimo di pazienza che li vedremo sfidare davanti a voi. Durante l'esecuzione della forma vorrei pregare un attimino di silenzio. Avremo l'assegnazione del trofeo che ogni anno la società assegna all'atleta più meritevole. Verranno chiaramente premiati il secondo e il terzo. Vorrei ricordare, essendo che poi gli atleti sono due, nel senso due classifiche, una per i bimbi e una per gli atleti, che trovo, le ditte che hanno perso il trofeo.
quanto riguarda gli adulti, la ditta Pronto Moda, gli Egidi Bianchi e Company si rende a Roma di Ancona, mentre per quanto riguarda i bambini, il nuovo centro di riparazione di due videoregistratori che si trova via Padre Renato a Monte Grande, al centro commerciale di Salvatore Maurizio. Grazie a queste due ditte che si sono prestate ad offrire il trofeo. Poi abbiamo un trofeo assegnato anche dal municipio di Ancona e poi i trofei che abbiamo offerto noi, in quanto essendo lo sport povero non è che ci possiamo permettere tanti sport. Un attimo di pazienza che ci organizziamo anche per questo.
Donato Ambrosio. Adesso vorrei premiare il maestro Marcosetti, per favore, per la federazione, se può venire un attimo a queste basi, grazie.
L'organizzatrice praticamente di questa manifestazione, lo lei che ha fatto la scaletta, ha creato alcuni tra i punti più difficoltosi. Manuela Pirelli. Adesso abbiamo un altro evento dell'anno. Nel 1996, ricordiamo, Erika Visione e Manuela Pirelli. Bene, quest'anno sono state spese il re della vita. Abbiamo qui una persona che per mezzo
Travaglioli